alle attività di intrattenimento abbiamo offerto ai nostri ospiti la storia del territorio, il fascino dell'Abruzzo, il gusto italiano, anche il gusto abruzzese, abbiamo offerto l'archeologia. Due numeri, 50 tour operator da 12 paesi europei, praticamente l'Europa, buyer selezionati che vengono e naturalmente tra questi c'è anche l'Italia, le regioni italiane. Per quanto riguarda i venditori, noi abbiamo su 7 paesi, 7 regioni italiane, perché poi vendi una sola nazione, e oltre a sottolineare il fatto che siamo alla 26ª edizione, e questo è un numero che non è dato a tutti, fa sistema all'interno di quello che è il turismo natura, e lui c'è una sola manifestazione in Italia e in Abruzzo, che è ecoturismo, questa volontà del voler, mi verrei di dire, bene alla natura, al nostro mondo, ai parchi. Poi, se c'è anche un risultato economico, è evidente che questo bene vale molto di più. E naturalmente l'ecoturismo è anche modificare alla radice il modello di relazioni, quindi tornano le relazioni commerciali, ma non tornano all'interno della fiera, tornano all'interno del B2B. Mettere a rete il sistema, perché fino ad oggi avevamo 25 riserve, tutti questi parchi marini, parchi mai collegati tra di loro, ognuno si cura la sua promozione. Io ritengo che è stato negli anni, soprattutto nel periodo che ho monitorato io, veramente insignificante questo tipo di promozione, per cui si deve passare a una promozione della rete, del sistema, coinvolgere i parchi nazionali, i parchi regionali e le riserve, per renderli vicini alle nostre scelte regionali che vanno nella direzione di integrare e migliorare le operatività al loro interno e la loro visibilità all'esterno. Vogliamo costruire a fianco al sistema turismo della natura un modo per rilanciare i territori e per valorizzare le aree dei parchi. Però qual era il titolo principale della presentazione del 25esimo, della 25esima edizione? Il titolo principale era l'impegno delle istituzioni su Ombrina. La 25esima, oggi ci torniamo con qualche modifica opportuna, facciamo di tutto perché per promuovere il nostro territorio noi abbiamo il dovere come istituzioni, la Confesercenti nel caso di specie di tua rappresentanza, così come tutte le altre associazioni di categoria, si erano, proprio per scommettere sul turismo, si erano in modo molto consistente, significativo, si erano impegnati su quella vicenda e avevano chiesto a noi della regione, al governo regionale, di fare di tutto come giunta regionale per arrivare a quell'obiettivo. Arriverà e noi potremmo dire in questo contesto l'impegno che ci eravamo presi appena 12 mesi fa lo abbiamo mantenuto, e quell'impegno mantenuto è a nostro avviso il sintomo di una grande responsabilizzazione da parte del governo regionale.